Quella reazione, ovvero la conferenza stampa di ieri, io la ritengo un poco, diciamo così, scomposta, nel senso che se nel merito è condivisibile, ed è vero, come ha detto l'opposizione, Antonella Grim e anche gli altri partecipanti, che vi è un'urgenza e quindi anche la necessità di affrontare il tema, è altrettanto vero, come ha detto la stessa consigliera Grim, che quel tema è stato proprio intendimento del sottoscritto portarlo all'attenzione dell'assessore, di tutti i consiglieri, cercare di discuterne proprio la scorsa settimana. Quindi esattamente a un mese dall'emanazione di quello che è stato rinominato il decreto, cosiddetto decreto mille proroghe, e che quindi all'interno di quel decreto il governo ha inteso differire al 2020 la disponibilità dei fondi già assegnati ai 96 comuni città metropolitane nell'ambito del bando periferie, l'abbiamo ritenuta tutti una scelta non rispettosa di quello che era stato l'impegno non solo del comune di Trieste, ma di tutti i comuni che invece avevano inteso partecipare a questo bando. Da un punto di vista del merito, se è vero che la preoccupazione è condivisa, è altrettanto vero che l'argomento l'avevamo già affrontato la scorsa settimana e nell'ambito di quella commissione abbiamo avuto anche le rassicurazioni dell'assessore, nonché poi successivamente anche del sindaco, che si erano già attivati quindi nel cercare una soluzione. Era superflua la mozione, ma perché l'argomento era già stato affrontato. Ok, quindi infatti la mia domanda era questa, è stata giudicata non urgente perché l'argomento era già in piedi. Certo, non a caso è proprio il sottoscritto, già la settimana prima, quindi nella prima seduta di commissione alla ripresa dei lavori, aveva inteso sollecitare l'assessore sul tema.